Mi presi il pacco e andai a casa. Mia moglie controllò la lista dei vestiti e mancavano due vestiti. Mancavano due vestiti e telefona mia moglie alla signora de San Menzà. Dice, sai Carla, dice, ho aperto il pacco, dice, ne mancano due. E allora la signora dice, siccome dice il pacco l'ho assicurato, dice, bisogna fare la denuncia, dice, per percepire l'assicurazione. Mia moglie mi dice questo, ritorna alla stazione, che sono per percepire l'assicurazione, che il pacco è assicurato. Quel signore mi ha detto, dice, noi qui, dice, quando è arrivata abbiamo fatto la denuncia che era manomesso. Ma lei deve andare, dice, in questa stazione dove il pacco è stato manomesso e fare la denuncia lì. Ma dov'è questa stazione? Dice, purtroppo, nelle Calabre è una piccola stazione sperduta. E io vado per due vestiti, faccio un viaggio di due giorni, chi ci voleva un viaggio, una giornata per andare e una giornata per venire. E faccio un viaggio di due giorni per due vestiti, che tutto sommato costavano 300 lire. Torno a casa, sai, fa scherziamo, che io che vado nelle Calabria in cerca di questa stazione per fare la denuncia dei due vestiti. Dice, allora cosa dica la stazione? Ma dice alla signora che io ho da fare, non posso perdere tempo. Io le pago ugualmente tutto qui. Mamma mia, quello che è venuto fuori di questa notizia quando l'hanno scoperta, e non so come l'hanno scoperta. Che la moglie del boss si è ritirato un capo di 3 milioni. Questa è la prima. Mia moglie non ha mai speso né 3 milioni, né 2 milioni, né 1 milione per un vestito. Ma no, perché io non gliel'abbia mai concesso, e che poi mia moglie non ha bisogno di me. Mia moglie è una castellana e questa famiglia è nota a tutte, sia per il suo livello economico e sia per il suo grado sociale. Quindi se lo poteva consentire mia moglie di comprarsi un capo di 3 milioni, ma non l'ha fatto mai, non è nella sua idea. Perché spendeva 150 mila lire per un vestito, questi costavano 3 milioni, erano tutti i 20 vestiti, non un capo. La moglie del boss, un capo da 3 milioni. Signor Presidente, quello che abbiamo subito. Ma tutto con pazienza e in silenzio. Abbiamo sopportato tutto con pazienza e in silenzio. Comunque, perché lei non è molto pratico, perché insistendo l'ufficio di polizia poteva essere obbligato a pigliarsi la denuncia e a trasmetterla coi loro canali. Ma mi deve scusare, perché che lei ne non è molto pratico. Ma me lo dovevano spiegare alla stazione. La stazione mi ha detto di mandare lì alla stazione. Vabbè, comunque sì, questo. Signor Presidente, questo. Che ne so io. Che cosa se è denunzia dalla polizia, se è denunzia alle Ferrovie dello Stato, potrebbe anche avere ragione. Non lo so io, mi hanno la mandato lì. Chi aveva denunziato il fatto perché il pacco era scondizionato, sapeva addirittura la tratta ferroviaria dove si era verificata la sottrazione, quindi l'autorità giudiziaria era stata informata. Una nuova denuncia serviva soltanto agli effetti di avere dall'assicurazione il rimborso, quindi un fatto completamente diverso da così come è prospettato in termini accusatori. Senta, ha conosciuto Gigino Pizzuto? No. Era un signore originario di San Giovanni Gemini. No, e non conosco nessuno di quel paese, né a lui né a nessuno. È legato ad amicizia con Bontate, ucciso nel suo paese mentre giocava a carte in un locale pubblico nel settembre 81. Mai conosciuto. Ha conosciuto Marsala Mariano? No, mai. Il figlio Marsala Vincenzo? No, affatto. Sono da Vicari? Da Vicari? Io non conosco a nessuno a Vicari. No, questo lo conosco e questo no. A nessuno. Lei certamente ne sarà informato. C'è agli atti una dichiarazione di Marsala Vincenzo? L'ha detto il giudice Falcone e ho risposto. Sì, ma guardi, non creda che con l'interrogatorio al giudice Falcone lei ha esaurito il suo dovere di rispondere, perché purtroppo noi abbiamo... Mi deve scusare, mi dispiace, sì. non afferro tutte le parole. Ripeto, noi non possiamo venire in possesso degli elementi che lei fornisce al giudice Falcone, perché sono coperti dal segreto istruttorio.
E che ne so io? Perciò glielo sto spiegando. Quindi anche se ha risposto, che ne so io? Se ci vuole fare la gentilezza e la cortesia di rispondere anche a noi. Sì, c'è. No. Pur sapendo che lei dal suo punto di vista sa che ha già risposto, ma noi... Ma io sono qui oggi e mi sento fortunato, signor Presidente. Ho la possibilità di chiarire tutte queste calunnie. Mi sento fortunato di questo momento. Lei l'ha differito l'interrogatorio, perché noi lo volevamo interrogare già da tempo. Potevamo arrivare prima noi, avrebbe detto al giudice. Perché lei ha voluto procrastinare questo interrogatorio? Perché lei l'ha voluto rimandare il suo interrogatorio? Perché ha voluto rimandare il suo interrogatorio? A quale questo qui? Sì. Ma per tanti motivi, signor Presidente. E cioè, per quali? Ma per tantissimi motivi. Come prima, quando sono arrivato, ero come una lepre abbagliata, dopo quattro anni. Ma noi l'abbiamo senta, mi deve scusare. No, per carità, non voglio interrompere. Dopo quattro anni di stare in montagna, solo, e che stavo solo, arrivai qui, quindi. Poi all'isolamento, che sono fino ad oggi all'isolamento, dove io non posso ricevere cibo da casa. Come ho detto poco fa, mi danno il vitto, quello che è, non dico niente. Ma lei mi deve credere, signor Presidente, la mia presenza in quella gabbia lì è stata semplicemente per un rispetto a questa corte. E basta. La mia, quando lei mi vede nella gabbia, è un rispetto a voi tutti. Non mi voglio assentare, voglio mettere la mia presenza. Non sento niente, di là non sento una parola, completamente. Non vedo bene di là, vedo di voi le ombre, non vedo. Ho chiesto delle visite di un medico di fiducia e lei gentilmente me l'ha concessa. No, io come ho fatto? Però sino ad oggi non si è attuata la visita del professore Cucco. Ha occhiali a disposizione. Però, ma il professore Cucco non è voluto venire lui, perché noi no, abbiamo... No, Presidente. No, affatto, signor Presidente. Che cosa è successo? Il fatto, Presidente, il direttore del carcere ha richiesto l'autorizzazione a tutti i giudici che si occupano del signor Presidente. Io l'ho data solo. C'è una richiesta che gira per tutta l'Italia. Ci siamo attivati per la nostra parte e abbiamo portato dei documenti. Anche il Ministero per gli occhiali pare che debba intervenire. Ecco, una situazione veramente difficile da parte dell'imputato, dal punto di vista umano. E aspettiamo ancora che il professore Cucco sia ammesso. Sino a ieri abbiamo avuto una ennesima telefonata in questo senso. Questo mi dispiace, è l'occasione che ci si presenta e la rappresentiamo al collegio. Sì, e mi pare anche giusto che lui possa... Che la Corte ha autorizzato, per la verità. È una questione burocratica. Ma al carcere signor, non signor sono... Presidente, mi deve scusare, se ad esempio ho chiesto una visita dell'otorino, che ho due sirene nelle orecchie, non sento. Anche noi spesso. E non arriva nessuno. Forse occorre un referendum per io ottenere un merito. Facciamo il referendum e così mi possono visitare. Io posso rispondere per quello che mi riguarda. No, io la ringrazio, lei no, subito perché... mi ha concesso di poter essere visitato. E io la ringrazio nell'occasione. Pensavo che già fosse stato fatto, evidentemente... In Italia e quindi ero lì ed aspettavo proprio questo giorno, signor Presidente. Io ero come il calciatore infortunato che ha voglia di giocare e non può scendere in campo perché è infortunato. Senta, e sono stato io così, un calciatore infortunato, isolato in quella gabbia. E che aspettavo questo momento, aspettavo. Lei mi ha detto, dice, i motivi, stava enumerando i motivi per i quali ha procrastinato, prorogato l'interrogatorio. E mi stava dicendo... Proprio questo è il motivo, che io non mi sentivo. Io dopo mezz'ora, un'ora che sono lì in gabbia, non reggo più, non ho più resistenza, mi sento male, mi fa male la testa... Così io sono. Infatti ieri io ho pregato l'avvocato Gallina, mi faccia la cortesia che l'interrogatorio sia di mattina, che non si sposti nel pomeriggio, perché io non reggo. Infatti tante volte io a luna me ne vado, signor Presidente. No, perché ma io perché, la capisco non, perfettamente. Non ce la faccio. Perché la corte non se ne può andare. Ma... Allora, se possiamo andare avanti, forse lo concludiamo in mattinata. Ecco, vediamo gli altri motivi, non ce ne sono altri.
che lei ha chiesto di avere... No, è che non avevo motivi. Che motivi? No, siccome c'era pure il ricorso per Cassazione che avete detto dopo il 2 giugno, e io forse voleva aspettare anche l'esito del ricorso per Cassazione, questo era... L'impressione che... No, signor... I suoi legali hanno dato una data. No, signor Presidente. Dopo il 2 giugno, è vero? Mi rivolgo agli avvocati, dico, avete detto dopo il 2 giugno, se non ricordo male. Dopo la sentenza della Cassazione. Questo era... Mi pare che più illegali che l'imputato. Per l'imputato rendere l'interrogatorio dopo essersi scrollato di dosso una giustizia enorme come quella che era stata perpetrata a Caltanissetta era una richiesta più che legittima. Sì, ma io non sto discutendo su questo, chiedevo all'imputato se c'era anche questo motivo, ma forse era più degli avvocati che dell'imputato, perché lui non me ne ha parlato. Sì, Presidente, noi ci siamo trovati in una situazione di imbarazzo, abbiamo voluto privilegiare la Corte per la totalità e la coralità delle imputazioni che sono a carico del nostro cliente, però non abbiamo nemmeno dimenticato gli altri giudici, perché l'altra metà di questa luna è rappresentata dall'indagine bis che è effettuata dal giudice Falcone, al quale l'imputato ha reso una serie di interrogatori che a un certo punto abbiamo pregato il giudice di sospendere proprio perché ci fosse originalità in questa situazione, in quanto mi pare che sotto il profilo formale noi potremmo esibire quegli interrogatori o la Corte richiederli, perché sono depositati. Ma questa è una cosa voglio dire, ecco, la integrazione, così che abbiamo dovuto navigare in questo mare procelloso per rispettare un poco tutti e soprattutto essere a disposizione del Collegio Giudicante. Va bene, la ringrazio. Allora continuiamo. Beh, Avvocato, il fatto che siano depositati per lei non significa che possono essere resi pubblici. Dico, il discorso è l'autorizzazione del giudice. No. Dopo che sia posta a disposizione. Ah, vabbè. Chiederemo alla Corte di acquisirli dal giudice Falcone. Ma potrebbe dirci di no, e quindi noi non potremmo non averli. Non credo che dirà di no. Non è un problema di dire. Di no. Vabbè, comunque poi è un problema diverso. Appunto, mi pare che non sia... Quando sarà il momento si affronterà. Sì, appunto. C'è uno stativo del 165 bis, avvocato, le ricordo. C'è uno stativo del 165 bis, non possiamo acquisirlo. Neanche volendo il giudice Falcone si può acquisire. Andiamo, questo comunque... A questo punto mi permetterò di dire... Vabbè, quando sarà il momento... ...l'opinione giuridica immediatamente dopo. Ecco, quando lei farà la richiesta il pubblico ministero potrà rispondere, per ora andiamo avanti. 45 del codice di procedura che consente l'ingresso a fini di verità di qualunque documento, purché questo sia pubblico, e questo documento del quale io mi onoro parlare appunto è pubblico. Pensate che hanno detto financo che si era anche pentito e noi abbiamo avuto la riservatezza di tacerlo, aspettando questo momento particolare del dibattito pubblico. Ecco perché il nostro senso di rispetto al collegio e ai nostri doveri professionali. Comunque qualsiasi documento di fronte all'oralità del dibattimento credo che venga superata, anzi infatti, le richieste di solito sono al contrario, che ci si lamenta della lettura di documenti e si preferisce l'oralità, ecco perché. È una scelta che abbiamo fatto e a vostra disposizione risponderà a tutto, non ci sono problemi. Vabbè, per ora continuiamo a tutto e a tutte le parti. Allora, eravamo rimasti su Marsala Vincenzo. Lei sa che Marsala Vincenzo ha fatto delle dichiarazioni che sono agli atti. Ha dichiarato intanto che il padre gli avrebbe detto che lei era il generale, il capo, generale tra virgolette, il capo della commissione e che nel corso di una riunione tenutasi a Bagheria dopo 2 o 3 mesi dall'uccisione di Stefano Bontade, nel dichiarare l'estromissione di Gigino Pizzuto quale capo mandamento la sua sostituzione con Ciccio Intile Francesco, senza nessuna consultazione con i capi famiglia, egli si è lamentato che il Gigino Pizzuto, sebbene più volte convocato, non si era presentato. E poi avrebbe anche affermato chi ha firmato cambiali scadute prima o poi le deve pagare. Questo è il termine dell'accusa. Non conosco Marsala, non conosco nessuno dei Rigari e mai sono stato a Bagheria in nessunissima riunione. È la Villa Trabbia, vediamo se conosce questa Villa Trabbia. Esattamente. Sì. Villa Trabbia di Bagheria. Mai stato. Villa di Trabbia? No. Sarebbe, no?
Mai. Una villa di Bagheria? Mai, in nessuna villa, in nessuna riunione. Comunque non penso sia un problema persone. Di localizzazione di villa, ma Marsala dice Bagheria. Non le conosco, signor Presidente. Non le Michelangelo Aiello lo conosce? Michelangelo Aiello? Sì, sì. L'ho conosciuto quando comprai la casa al mare, che me la vendette una sua sorella. E si creò un rapporto di buon vicinato. Poi noi abbiamo fatto una fabbrica lì nell'azienda Favarella e vendevamo i succhi a Michelangelo Aiello. Tutto qui, il rapporto. Secondo Contorno c'era un certo favoritismo tra lei e Michelangelo Aiello sul campo degli agrumi e in particolare la distruzione degli agrumi di Michelangelo Aiello si sarebbe fatta nel fondo Favarella, mentre la distruzione degli agrumi del fondo Favarella si faceva a Bagheria. Tra l'altro credo che ci sia anche un procedimento penale che la trova coinvolto, credo, in questa situazione, di truffa ai danni della CEA assieme a Michelangelo Aiello. Ma quando mai? Non c'entra proprio niente questo qui, signor Giulio. Io le rappresento quali sono gli elementi esistenti. Sì, ma non esiste. Ma io le posso dire una cosa, che il macero in azione l'annata, spero di non sbagliare, ma comunque ci saranno i documenti, anche che io sbaglio la data, ci saranno i documenti. Il macero iniziò fra l'annata 75 e 76. Prima di iniziare venne una commissione lì a Favarella per vedere se il posto era buono per fare questa operazione. Allora il posto piacque e vennero lì a fare il macero. Infatti collocarono un bilico che esiste ancora lì e che c'era una commissione di tantissime persone, c'era la finanza, c'era la prefettura e non so gli altri, ma era una numerosissima commissione che si consegnava la merce delle varie cooperative che portavano la merce lì. Il camion saliva sul bico, lo pesavano, controllavano la merce, facevano il buono e ognuno se ne andava per i fatti suoi. Tutto qui. E poi, dopo mese e mese, veniva pagata questa merce. In che cos'è questa truffa? È nel calcolo del peso della merce distrutta. Ma come potevano truffare con una commissione di tantissime persone, tutte ladre allora erano? Scusa. Prefettura, finanza, pure la finanza diventò ladra per Contorno. Tutte, nessuno c'è più onesto. La commissione presiedeva ad ogni ma a questo Pignatone. Punto si deve arrivare. Tante regioni e tante persone sì. Potevano andare. Ecco, diamo atto sapere. Allora, ecco, una nuova la situazione commissione... di Favarella, estremamente importante, che può essere conosciuta da chiunque, proprio perché lì una serie di camion, interminabile purtroppo per la nostra economia, portava questi agrumi da distruggere. Voglio dire che centinaia di persone frequentavano questa località. Questo è estremamente importante per la valutazione complessiva di quello scusi, che noi abbiamo detto. Io ricordo comunque ai signori avvocati che per mettere il loro cognome, per favore, per i fini della registrazione, così grazie, non hanno dubbi sono sulla l'avvocato Gallina Montana, come dire, legittimazione della persona che parla e sulla qualificazione. Io volevo chiedere, questa commissione presiedeva ad ogni distruzione di agrumi? Presiedeva l'intera commissione ad ogni distruzione, pesatura, eccetera? Sì, c'era la commissione per la pesatura e per il controllo. C'era per la tutto. Commissione e prima di distruggere venivano pesate? Sì, sì. Prima in presenza della commissione? Venivano pesate. C'è, e poi lei può già vedere benissimo. C'è un passaggio, c'è il bilico, il camion si effettuava la pesatura. E poi davano ordine, poi andare a scaricare, e andava a scaricare, e rilasciavano un vuoto. Ma che erano tantissime persone, non era una persona sola che si può pensare che chissà quello che faceva, ma tantissime persone, finanza, prefettura, ispettorato agrario, e altri che io non ricordo, non mi interessava ma sapere. Ma esistevano più. Registri, delle annotazioni, delle singole pesature, degli agrumi?
Esistevano delle annotazioni, dei registri dove venne annotato queste... Si metteva il peso e il nome della cooperativa, io ricordo, sa. Poi se particolari io non... Nel buono, nel sì, buono. Sì, rilasciavano un buono per il peso. E loro non prendevano nota di questi buoni che rilasciavano? Sì, allora restava la ricevuta, c'era un blocco. Allora restava il blocco e davano la ricevuta al proprietario. Così veniva fatto. Comunque lei ha conoscenza se nel fondo di proprietà di Michelangelo Aiello a Bagheria c'era un uguale posto addetto a questo stesso bisogno? No, le proprietà di Aiello io le sconosco completamente. No, non, forse non sono state. No, cioè, così come hanno scelto Fondo Favarella per lo schiacciamento, per la distruzione degli agrumi, sì. Lei è a conoscenza se anche presso Bagheria c'era un posto dove schiacciavano gli agrumi? Ma se non mi sbaglio era a Bellabate, ce n'era un altro, credo. Non sono certo, a me non interessava, ma credo a Bellabate. Senta, di Pace Giovanni è suo parente? Mio cugino, figlio di una sorella di mamma. E assieme al di Pace ha intrapreso una qualche attività nella Sicilia orientale? De Pace Giovanni da tanti anni che si trova a Vittoria. Vittoria, scusi, la parentela com'è con lei? La mamma di Giovanni De Pace era sorella di mia madre. Qui la parentela. Si trovava lì a Vittoria, dove non c'era nessuna fabbrica per la trasformazione dei agrumi. E ci venne questa idea di fare una fabbrica lì e lavorare lì. Ed eravamo io, mio fratello, Giovanni e Aiello. Eh? Aiello, Michelangelo Aiello. Ma quindi era socio pure Aiello in questa era situazione? Era socio pure lei, sì. E, con Aiello ha avuto dei rapporti di compravendita di qualche terreno, qualche... No, mai. No. Un terreno vicino il suo... No, io non ho proprietà lì a Vittoria, non ce l'ho. No, non a Vittoria, non c'è Vittoria, mi pareva un discorso concluso. Nella zona di Croceverde Giardini, nella zona di Casteldaccia, c'è stato un rapporto di compravendita o un rapporto iniziato e non concluso tra lei e Michelangelo? Sì, sì, io gli ho ceduto un pezzo di terra accanto alle case al mare. Sì, questo. Casa al mare? Che ancora mare... non credo che non c'è contratto, perché dopo tutto questo disagio. Sì. Quindi gli ha ceduto un pezzo di terreno accanto alla sua villa? Lì, a Casteldaccia, dove c'era la casa mia e la casa sua. Senta, il fondo Tagliavia, voi l'avevate in gabella da sempre? Da due secoli. Da due secoli. Ma ultimamente quanto pagavate come gabella per questo fondo? Ma mi pare 8 milioni, che io ricordo. 8 milioni annui? Sì. E che estensione ha il fondo? Dove siamo noi? Fondo Favarella, fondo Tagliavia, diciamo. Dove siamo noi a Favarella sono o 50 ettari o 56 ettari. Però le faccio presente che da pascolo che era ai tempi del mio bisnonno, oggi è il salotto, a meno era fino a 4 anni fa, ora non lo so, fino a 4 anni fa era il salotto della Conca d'Oro come agrumeto, dico il salotto della Conca d'Oro come lo tenevo io. Senta, ora non lo so, 4 anni che manco, non so più niente. Senta, non c'è nessuno che Buscetta, ci fa. Coimputato Buscetta, sì, ha parlato di una vertenza tra la sua famiglia e quella di Salvatore Greco Cischiteddu. Siccome non è stato in grado di chiarire e a questa vertenza ha attribuito determinate conseguenze nel tempo, se lei ci può dire se è vero che c'era questa questione tra le due famiglie e in che cosa consisteva. Ma quale vertenza? Vertenza è il termine esatto che usa nell'interrogatorio Buscetta. Allora possiamo dire se c'era dei motivi di attrito tra nel tempo, no, non c'era, tra la famiglia sua e la famiglia di Greco Salvatore Cischiteddu o Cicchiteddu, che dir si voglia. Non c'era nessun attrito.
Non c'era attrito, è successo un qualche fatto che avrebbe potuto creare questo attrito? Ma è successo un fatto 50 anni fa che io non intendo rievocarlo proprio qui, e lei mi deve fare la cortesia, qui ci dobbiamo fermare, la prego, perché non entra proprio in questa situazione, non c'entra affatto. Sì, ma io la voglio avvisare per quello che è il suo interesse. Ma non c'era nessuno che su questa questione non chiarita da Buscetta si innestano elementi accusatori, per esempio per quanto riguarda la imposizione dell'allontanamento di Pinè Greco da Ciaculli, chiesta da Salamone. Pinè Greco, secondo le dichiarazioni di Buscetta, sarebbe stato allontanato da Ciaculli con la grazia di Michele Greco e sarebbe stato consentito a Salamone di farlo andare con lui in Brasile, e così si superavano anche, era un modo per superare determinati contrasti o delle ruggini tuttora esistenti fra le due famiglie. Questo è il discorso accusatorio. Ora, se noi non conosciamo cosa c'è a monte di, e se è vero questa ruggine, lei ci ha contestato che c'è qualcosa ma che non ne vuole parlare, e non ne parliamo, però devo dire che questo elemento... No, ma io posso dare spiegazione a quello, che innanzitutto io non conosco Salamone, innanzitutto. Poi le devo dire una cosa, che quando nel 63 Totò, mio parente, se ne andò per i fatti suoi, Pinè e Giovanni se ne andarono a Bologna, si trasferirono a Bologna e se ne andarono a lavorare al mercato frutta, e noi per aiutarle mandavamo la merce per vendere, sia io che qualche altro parente. Questa è la ruggine che c'era, aiutarle a farle lavorare. Viene Buscetta e sa tutto lui, tutto sa. Questo quando è avvenuto? Nel 63, si fermarono lì fino a non so a quando, Buscetta dice che questa ruggine è stata superata già nel 1950, quindi non contrasterebbe con quello che dice lei, con quello che dice Buscetta, che sarebbe stata superata nel 1950. Lei dice che questo aiuto a Pinè Greco e Giovanni Greco, fratelli di Totò Greco, sarebbe stato fatto nel 63-64. Quindi dico, non c'è contrasto, non so se sono stato chiaro, tra quello che dice lei e quello che dice Buscetta. E nel 50 che c'era? Che cosa c'era? No, nel 50 era già stata composta o superata questa determinata questione, nel 1950. Ma io non nessuna... Va bene, se lei non gradisce, cambiamo argomento. Lei ha detto che ha visto Cicchiteddo o comunque suo cugino Totò Greco a Palermo fino al 1963. Dopo è partito per il Venezuela. Sì. E lei non l'ha visto più da allora. Lo vide l'ultima volta, sapevo che veniva, ma l'ho visto solo una volta, nell'aprile del 77. Anzi, ricordo in quell'occasione che gli consigliai di presentarsi, perché tutto sommato aveva una condanna a 6 anni, tutto qui, 6 anni, ma perché non ti presenti? E così te lì. Dice no, che non c'è bisogno, dice, perché fra presto sia io che l'altro saremo liberi. Aure. E il discorso si fermò lì. In quell'occasione mi regalò due monetine del Venezuela, che queste monetine si trovano alla squadra mobile, che nella prima perquisizione se le sono portate. Che lei, gentilmente, signor Presidente, può reiterare queste due monetine che si trovano alla squadra mobile. Ma lui veniva sotto falso nome, dato che era... Ma per i fatti suoi aveva qualche documento, io non lo so. Ma si fermava per parecchio tempo... Come? Si fermava per parecchio tempo. No, dice che l'ha visto, tanto che gli ha regalato le monete. Una volta l'ha visto. Sapevo che veniva, ma non posso precisare né date e nemmeno quanto si fermava. Io non lo vedevo. Sapeva che veniva. Quella volta che l'ha visto non le precisò quanto tempo si era fermato? No, affatto. L'ho visto. Abbiamo discusso un pochino.
che mi mandò a chiamare perché voleva notizie dell'eredità taglia via. Questo è il motivo che mi mandò a chiamare, perché lui aveva in affitto il fondo Costa. Il fondo Costa. Ma com'è che voi avete fatto, lei e suo fratello, avete fatto un'azione presso la pretura del lavoro per il fondo Costa senza esserne titolari, mentre l'affittuario era appunto Salvatore Greco Cerchitelli? Non so se sono stato chiaro. Come mai siete stati voi, lei e suo fratello, Salvatore, il senatore, ad agire giudiziariamente per il fondo Costa quando affittuario era appunto Salvatore Greco? Ma lui naturalmente... L'azione di riscatto, sì, l'affrancazione. Sì. Lui naturalmente non era qui. Sì. E poi, non so, c'erano incaricate le sorelle. È una storia io preciso che non mi ricordo. E mentre si trattava quella noscia, si trattava pure questa. Ma che poi è nato un accordo così e tutto si è sistemato. Cioè c'è stato un accordo? Sì, sì. Secondo il quale? Tutto si è sistemato. Non abbiamo avuto mai contrasti. Ma voi percepivate dei vantaggi economici o comunque esigevate delle somme anche per il fondo Costa? No, è a noi che ci spetta il fondo Costa. Noi non c'entriamo nel fondo Costa. Dico, ma come potevate accordarvi anche per il fondo Costa? Questa è la cosa che non... Ma forse la domanda non è stata capita. Dunque, il giudice Alatere voleva sapere, mi scusi, no, meglio che non parli, altrimenti poi toglierebbe... spontaneità al... Non mi autorizzano qua. Voi avete agito giudiziariamente, cioè avete fatto una causa civile, per dirla in termini molto più semplici, per ottenere in merito alla... che cosa c'era? Il riscatto del fondo, o prelazione, diritto di prelazione, riscatto, cioè. E secondo quello che dice Giorgio Alate, l'avete fatto anche nei confronti di, perlomeno in favore del suo cugino, sì, Salvatore, sì, Greco. Dico, come mai voi avete fatto questa storia anche per lui? Questa era la domanda. Ma perché il proprietario era tutto uno e si concordava tuttazia. Però io devo dire una cosa, io non in questo momento non ricordo esattamente, non so specificare questo fatto del riscatto, perché non era nell'idea di riscattare il fondo. Perché se voleva, ma o era diritto se di privazione? No, ma signor Presidente, lei lo sa meglio di me, dopo due secoli, se volevamo riscattare il fondo, io penso che non c'era nessuna difficoltà, ma non è stata mai nella nostra idea, mai. C'è stato sempre un ottimo rapporto con gli eredi, con tutte. Comunque questa azione è stata fatta, allora ci dia spiegazioni perché avete fatto questa azione, chi ve l'ha richiesta. Ma mi creda sinceramente, non per non rispondere, ma uno non può ricordare esattamente tutti i particolari. No, esattamente no, ma dico grosso modo. Ma mi creda sinceramente, non ho cosa da nascondere, che lì alla luce del sole. No, ma non so, questa operazione allora non... No, io l'ho sottolineato. Era per chiarire il fatto che lei si, sì, era occupato di un terreno. Sì, anche che ma siccome era lei non c'era nessuno, non c'era nessuno, i fratelli erano a Bologna, la sorella, poverina. I fratelli sarebbero stati Giovanni e Pinè. Giovanni e Pinè. Sì, erano a Bologna. E l'ingegnere, quello detto l'ingegnere, chi era? No, Arcegreco, quello non siamo parenti, no. Nessun, non siete parenti? Affatto, nessuno. L'ingegnere era parente di Totò Greco, ma non parente vostro. No, affatto. No. E con detto, Totò Greco? Come Greco noi non abbiamo parente, perché papà era solo, no? Non ne abbiamo. E Salvatore Greco? Infatti ci sono stati momenti che tutti i Greco sono nostri parenti, tutte, pure quello della Grecia, tutta la Grecia parente nostra. Comunque, questo Greco detto l'ingegnere, era parente di... Cicchiteddu, Salvatore, sì, Greco. Erano cugini. Erano cugini. Quindi era un rapporto di cuginanza. Lei era cugino di lui, sì, e lui era cugino di lei, ma lui era cugino di questo, mentre lei non aveva nessun rapporto parentale. Nessun rapporto di niente. È Arcegreco, signor Presidente. Va bene. Presidente, se mi consente. Sì. Avvocato Gallina Montana, sì, difensore del Greco. Io vorrei ricordare all'imputato la ragione di quella causa civile. Voglio
fargli ricordare. Scusi, Presidente, è una risposta che dobbiamo dare alla Corte e al consigliere che ha fatto una domanda. Ma meglio presentare una documentazione. No, mi scusi, se lei fa una domanda per ricordare, è allora come se dico io il fatto. Allora lo attribuisco a me perché sono atti giudiziari. Non c'è nessuna difficoltà. Se invece lei lo dice, poi dice l'imputato, allora veramente la domanda. D'accordo, Presidente, come vuole. La situazione è sempre la stessa. I conti Tagliavia andarono in dissesto economico, cosicché gli istituti bancari che avevano finanziato alcune attività andate appunto a male, a un certo punto richiesero le proprietà che erano state date in garanzia. Cosicché sorse l'interesse dei signori Greco di intervenire a difesa del loro lavoro, potendo esercitare l'azione della legge di divenire proprietari con il pagamento dei canoni. In quella sede giudiziale davanti al pretore di Palermo venne stipulato un accordo generale tra le banche, i signori Greco e tutti gli altri interessati che avevano dei crediti nei confronti della Tagliavia, e fu in quella sede che venne anche stabilito il pagamento di 8 milioni l'anno. Ecco, se l'imputato ci può confermare che questa azione giudiziale, della quale noi porteremo i documenti, perché... Sì, ma se ci sono i documenti, così diamo una doppia risposta sia al pagamento del canone il valore, sia perché fu fatta un'azione giudiziaria alla quale parteciparono non l'imputato, bensì il fratello dell'imputato in virtù pare di una procura, nell'interesse di tutti, perché la proprietà Tagliavia ormai era ed è in possesso degli istituti di credito. Sì. Banco di Sicilia in prima persona. Sì, ma la domanda era soltanto sul fatto... Sì, così chiariamo la situazione in senso generale, Presidente. Se e l'imputato può dire qualche cosa. Sì, dico, se può dire di più. Esercitata l'azione anche nei confronti del Salvatore Greco, il cugino di Michele Greco. Esatto, che, perché tutta la proprietà di Tagliavia era in mano alle banche, quindi l'accordo fu globale. No, ma... Devo dire di più, ecco, il fondo costa era una delle parti della proprietà Tagliavia. Ma se è una questione che si può risolvere documentalmente. Su questo elemento, Presidente e signori della Corte, è intervenuto anche il magistrato dottor Falcone, al quale l'imputato ha reso ampio interrogatorio, più perfetto di quello che qui si vede, ha dimenticato qualche cosa. Ecco perché. Sì, ma chissà quante cose io dimentico, cari avvocato. La perfezione non è di non posso pensare tutto. Senta, ad esempio, il problema della domanda. Questo, visto che sapeva che Totò Greco veniva spesso qui, tant'è che l'ha incontrato nel 77, perché allorché veniva Totò Greco, seppur in quella situazione di latitanza, come vogliamo, perché non se ne occupava Totò Greco tramite altre persone? Bisogna pensare che lui fosse il prestannome di Totò Greco o comunque avesse l'incarico di occuparsi di questa cosa anche per Totò Greco. Ecco il senso della domanda. Era unitaria e dai documenti e delle procure esistenti presso la pretura di Palermo, anziché la domanda che al ricordo dell'imputato trova una spiegazione obiettiva e documentale. La Corte può fare quell'altra indagine, Presidente. Vedrà che Michele Greco... Ma non è sui documenti, perché i documenti li abbiamo già anche agli atti, quindi questa domanda sorge proprio perché ci sono i documenti e perché l'imputato ha oggi dichiarato che sapeva che Totò Greco veniva spesso dal Venezuela, e tant'è che l'ha incontrato nel 77. E questo è l'elemento... 77, potrei dire il mese di marzo anche, perché sì, ma dico, la domanda sorge... Perché queste cose che lei vuole dimostrare con i documenti sono già agli atti. Perfetto, allora se prende i documenti, signor Pubblico Ministero, li contesta, vedrà che c'è il fratello che se ne occupò. Il problema non è sui documenti o sulla risoluzione o sul modo con cui è stata condotta, è avere questa spiegazione, cioè se aveva avuto un incarico specifico da Totò Salvatore, da Salvatore Greco, che è affittuario del Fondo Costa, di trattare per lui questa situazione, e questa è la domanda. Ma scusa, è una cosa molto semplicissima. Lui dalla 70 non si poteva interessare di questa pratica. I fratelli non c'era nessuno. Fatemi questa cortesia, seguite la vostra e seguite la mia. È semplice la risposta. Se lei l'avesse data 5 minuti fa, non avremmo avuto bisogno dell'intervento del difensore. Non avevo capito bene, sa. Mi deve scusare, io non sento. Ma per completare, scusi, un momento. Per completare questo, allora i soldi riscossi dal fratello, 120 milioni, di cui una quota è evidentemente fa capo al Totò Greco Sciaschi Dietro, per intenderci,
Sono stati quietanzati dal Toto Greco Ciaschiteggio, cioè sono stati consegnati al Ciaschiteggio oppure sono stati trattenuti? Ecco, la quota che spettava a Ciaschiteggio, insomma Salvatore Greco, per il fondo Costa, è stata poi data a lui? No, sono stati riscossi 120 milioni. Non so proprio niente di questo, signor. No, dice che sono stati riscossi, no, dice il pubblico ministero. Suo fratello ha riscosso e ha dato quietanza per 120 milioni. E ne risponderà mio fratello. Ne risponderà nei confronti degli eredi o di chi si presenterà a chiedere. In qualsiasi momento viene un erede, dammi queste soldi e gli verderà. È tutto qui. Io completamente sconosco questa storia. Senta, lei aveva detto che aveva conosciuto il colonnello Russo. E quando fu ucciso il colonnello Russo, secondo una proposizione che dà una colore alla sua figura di un certo tipo, di un certo modo di atteggiarsi, dico, risulta agli atti, secondo le dichiarazioni di Buscette, che il Bontade Stefano, che lei frequentava così come ha dichiarato, le avrebbe chiesto se era a conoscenza circa questo episodio dell'uccisione del colonnello Russo, che a quanto pare frequentava pure, quindi frequentando la Favarella, sia Stefano Bontade del colonnello Russo, è possibile che ci sia stata una conoscenza comune. Quindi lei ricorda se Stefano Bontade ebbe a chiederle qualcosa così sull'omicidio del colonnello Russo, se si poteva pensare a una causale o a qualche cosa? Mai, dico mai, signor giudice, mai. Presidente, secondo quello che Bontade avrebbe risposto e riferito a Buscetta, lei avrebbe detto che uno degli autori materiali era Pino Greco Scarpazzetta, e negando di essere stato informato in precedenza dell'atto che si doveva compiere. Questo non, è quello che c'è agli affari. Non esiste, signor giudice. Non esiste. Sì, avvocato Mirami, mi una domanda. A proposito, a riferimento a questa. Sì, a proposito del colonnello Russo. Sì. Se il colonnello Russo, oltre a frequentare Favarella, era amico insieme alla moglie della sua famiglia. Ma l'ha detto già. E se frequentava assiduamente la sua famiglia, la sua casa di Croce Verde. Sì, ha detto che la moglie veniva poco fa, l'ha detto poco fa, l'ho sentito io con le mie orecchie ed è stato registrato. Comunque, per completare, veniva spesso con la famiglia il colonnello Russo? Sì, aveva allora una ragazzina Benedetta, allora era piccolina, ora sarà una signorina, allora era Benedetta. Presidente, scusi, sempre in ordine a questo, alla cosa. E se i rapporti invece con Greco Giuseppe detto Scarpazzetta? Se lei conosce questo Greco Giuseppe, ho detto anche Pino, soprannominato Scarpazzetta o Scarpuzzetta o comunque sia? Conosceva il padre, che il padre faceva il sensale dei mandarini. Nicolò? Si chiamava Nicolò? Sì, esatto. Faceva il sensale dei mandarini. Il quale è morto recentemente, non molto tempo fa. Sì, non ricordo esattamente, è morto. E faceva il sensale in società con un cognato, un certo La Rosa, con questo Giovanni, mio parente, quello che era a Bologna e poi tornò. Ed avevano questa società, se c'era qualche altro, non lo so. Era una società che facevano un grande volume di lavoro. E venivano lì da noi a comprare mandarine. E così, ma raramente, questo ragazzo, Pino, ogni tanto veniva a trovare a suo padre e poi veniva a trovare a suo. Sì, ma così, casualmente però, perché in campagna i giovani non l'attira per nessun motivo, non lo so io perché. Non lo so, un giorno che devo andare in campagna io non lo so. Quindi lei lo conosce fisicamente questo Scarpazzetta? Sì, veniva. Ora non lo vedo da tantissime anni, non l'ho visto più. Senta, risulta anche agli atti che in Serillo, che lei ha detto mi pare di non conoscere. No, non lo conosco. Non lo conosco. Non l'ho mai conosciuto. Avrebbe protestato con lei nella qualità di capo della commissione, perché l'omicidio di Cristina era stato commesso nel suo territorio senza che prima egli ne fosse informato,
e lei avrebbe risposto di non essere a conoscenza che si doveva commettere questo omicidio e che comunque Di Cristina era stato ucciso perché confidente. Su questa circostanza lei nega. Non conosco Inserillo. Non conosco Inserillo e non conoscevo Di Cristina. Vabbè. E non conosce nemmeno gli autori dell'omicidio Basile, anche se Puccio Vincenzo è indicato come facente parte della sua famiglia. No, non l'ho mai visto, non lo conosco. E poi di queste Puccio, da noi non esistono. Da noi si sanno le famiglie. Lucchese Giuseppe lo conosce? No. Eppure questo Lucchese Giuseppe, assieme ad altre persone, è stato visto frequentare in estate la sua villa di Casteldaccia. Da me? Ma che sono pazze sono? A questo punto si arriva. Devo subire, devo incassare. Dichiarazioni che sono agli atti. Quindi perché mi deve scusare, sa? A Casteldaccia, io me ne vado con la famiglia e vieni, ma che vieni? Ma se non sa chi è, come fa a dire che non frequenta queste persone, scusi? Potrebbe essere il conte Lucchese Giuseppe che era solito frequentare lei. Non l'ho capito, scusa. Siccome si sta lamentando che lei non frequentava queste persone dopo aver dichiarato di non conoscere Lucchese Giuseppe, mi pare che lei non abbia motivo di inalberarsi così se non lo conosceva. Ma se continuamente nominano persone, De Cristina, Inserillo... Parlando di Lucchese Giuseppe, lei ha detto non lo conosce. Non lo conosco. E quindi non può dire queste persone, perché non sai chi era Lucchese Giuseppe. Non solo che non lo conosco, ma non è un nome che esiste nella nostra borgata. Diventa una catena. Non esiste nella nostra borgata questo nome, Lucchese, Puccio, non esistono. Era un nipote di Tommaso Spadaro. Tommaso Spadaro non lo conosce. Non lo conosco. L'ho visto sui giornali, ho visto la fotografia e tutto quanto qui. In effetti a conferma che lei potrebbe non essere a conoscenza di determinate cose o comunque portato a una azione diretta, vi sarebbe il fatto che le uniche donne presenti ai funerali di Bontade erano la moglie di Greco Michele e la moglie di Tommaso Spadaro, compare del Bontade. Lei conferma questa circostanza? No, affatto. Che sua moglie è andata ai funerali di Bontade? No, affatto. Non è vero allora? No, non esiste. E che motivo aveva di non andarci sua moglie ai funerali di Bontade? Ma di solito mia moglie non va ai funerali perché si impressiona. Di solito, sempre è stata così. Ok. Io l'avevo preso come un elemento a suo favore, sotto un certo punto. Invece è stato smentito da lei dicendo che non va ai funerali. La verità è questa. Ha fatto. Non è andata. E allora? Quindi lei ha detto di non avere conosciuto il Salamone Antonino? No. Quindi tutto quello che riguarda i suoi rapporti col Salamone e tutte quelle cose riferite da Buscetta che avrebbe saputo da Salamone, non possiamo naturalmente ritenerle, nemmeno contestargliele, perché lei nega la conoscenza col Salamone. Non lo conosco, non lo conosco. L'ho visto qui naturalmente, come imputato. Lei si è mai vantato di aver indotto i capi mandamento a girare disarmati? Come? La fonte, signor consigliere, la fonte vorremmo sapere. La fonte è Tommaso Buscetta. Se c'è una relegazione in radice è inutile che ci immoriamo sul particolare. C'è anche una prospettazione per quanto riguarda la sua figura da parte di questa stessa fonte, secondo cui lei non avesse un potere effettivo, ma fosse dominato da uno strapotere di un'altra corrente o di un'altra famiglia, e quindi viene descritto come una figura scialba che si fa onorifica, secondo il termine esatto di quel che non fa che ratificare e dare e decretare cose già decise o addirittura attuate precedentemente da altri. E questo sarebbe in un certo senso d'accordo con quello che dice lei, che
o con quello che viene riferito, come se, che lei ha detto, cioè di tante cose poteva non saperne niente. Su questa posizione lei come si innesta? Ma innanzitutto io le dico questo. Io non conosco queste persone. Non ho mai conosciuto queste persone che mi si associano. Non riesco a capire questo significato di cupola. Non riesco a capire cosa significa capo mandamento. Non riesco a capire cosa significa famiglia, che contorno parla di famiglia. Io queste cose non le riesco a capire. Non posso leggere alla fantasia di questa gente. No, non sono io all'altezza di poter penetrare la fantasia di questa gente. Io sconosco tutte queste cose. Io mi sono interessato nella vita sempre di me stesso e non degli altri. Mi sono interessato di me stesso, della mia famiglia e del mio lavoro. Questa è stata la mia vita. Una vita sana, una vita ordinata sia da scapolo e sia da sposato. Una vita di lavoro e senza nessuna ambizione di nessunissima cosa. Senta, lei lo sa che risulta agli atti che c'era una proposta di Badalamenti di far sparire per ritorsione alle uccisioni dei parenti di, appunto, di Badalamenti di Buscetta suo figlio Giuseppe, e che c'è stata la netta opposizione di Buscetta a questa azione che gli sembrava una vigliaccata? Ma io non conosco Badalamenti. Dico, voglio, la domanda è questa, sa che c'è questo elemento agli atti? Ma Badalamenti, io non lo conosco, lui naturalmente non conosce me, non conosce nemmeno mio figlio. Quindi, allora, come che cosa io fare? Posso dire a queste pazzie, a queste infame, a queste calunnie del Buscetta? Che cosa io posso rispondere, signor Giulio? Ma questa non mi pare in effetti una calunnia, mi pare che Buscetta in questa situazione sia intervenuto per non avallando un'azione che gli sembrava disonorevole. Questo grande signore, un signore scrupoloso, per dico, bene. Questo ovviamente. Esatto. Poi per tutti gli altri lei può avere ragione di lamentarsi, ma sul piano umano, ma dico su questo non mi pare che sia giustificato. Come? Devo ringraziare questo. Ha fatto arrestare il figlio. Ma è da 3 anni che sta detenuto. Senta, l'avvocato mi deve scusare, perché poi può darsi che io lo demento. C'è un periodo di Natale, è Natale del 1982, dove io sono imputato, ma chissà di quante cose. Io devo fare presente a questa corte che io proprio per Natale del 1982 ero solo in montagna. Dico sole in montagna, in una casetta diroccata, un po' diroccata, ed ho passato il Natale lì. E poi mi venne l'idea di scrivere nel muro col carbone, perché non avevo altri mezzi, col carbone che faceva il fuoco, che faceva un freddo, un freddo inverosimile. Col carbone ho scritto Natale 1982 e credo che sotto c'è MG. Ed ho passato il Natale in quella casetta. L'ho fatto presente al giudice Falcone, dice andiamo a vedere. Ora io lo chiedo a questa corte di concedermi questa grazia, andare a vedere questa data lì. Che... Ma lei deve dirci dove è la villa prima. Dove è la casa? Dove è la casa? In montagna. Andremo in montagna. Montagne ce ne sono tante. Montagna. In montagna. Montagna dov'è? Giaculli? Non so come si chiama questa. Vicino Giaculli? No, ma che vicino... Madonie, sulle Madonie. Vicino... Se non è in grado di indicarlo, vicino è difficile che la corte ci possa andare. Vicino Montemaggiore, da quelle parti. Montemaggiore è bel sito. Sì. Senta, la Roccapietro con la sua Mercedes che cosa ci faceva a Caltanissetta? Come? La Roccapietro sì. È stato arrestato mentre guidava la Mercedes intestata a suo nome e si trovava a Caltanissetta. Se lei sa che cosa... Ma una cosa semplicissima. Durante il processo di Caltanissetta noi avevamo un avvocato di Roma, un certo Rufino, mi pare, se non è... Se non che un giorno telefonò a casa mia chiedendo una cortesia a mia moglie se poteva mandare la macchina all'aeroporto. Mia moglie dice senz'altro, dice mandalo. E mandò questo ragazzo, la Roccapietro, il lavapiatte, praticamente, il lavapiatte, che poi è diventato uomo di onore
cresciuta all'ombra del pagino. Giornale così portò a carattere greco. Non credo così che portò. Sia questo. Così portò il giornale a giornale sì, ma dico l'attività. No, no, il giornale, vabbè, il giornale uomo di onore cresciuto all'ombra del pagino. Comunque, andiamo avanti. E allora mandò la macchina all'aeroporto a prelevare questo signore. Questo signore all'aeroporto si fece accompagnare a Caltanissetta. Arrivato a Caltanissetta, non ebbe la delicatezza di scendere dalla macchina e farsi 200 metri a piedi. Si fece lasciare proprio davanti il tribunale. Anzi, come non entrò in aula, in macchina, io non me lo so spiegare, forse non poteva entrare. E allora senza sirena. E succede se la fine del mondo. La macchina di Greco a Caltanissetta sfida lo Stato. Sfida lo Stato, si è scritto, sfida lo Stato. E io ero in montagna col mulo. Ho chiesto al mulo, ma tu hai sfidato lo Stato, non mi diete risposta. Questa è la situazione, questo si è detto. E quella della pista di atterraggio, non la sa lei? Che io avevo la pista di atterraggio e viaggiavo in elicottero, non l'ha sentito, certo lo sapeva pure. Avevo la pista di atterraggio e viaggiavo in elicottero. E in montagna viaggiava con un povero mulo. E da quel momento l'ho chiamato elicottero e si chiama elicottero il mio mulo, perché viaggiavo in elicottero. Senta, il cognato di La Rocca Pietro fa pure l'autista per lei? L'autista del ragazzo cresciuto in casa nostra. Si chiama? Mi dice a Pietro, poveraccio, si trova in galera. Uno che ha zappato una vita ha zappato quel povero ragazzo, è cresciuto in casa nostra. Senta, Galati Antonino? Antonino Galati, dipendente suo? Sì, tutta una vita ha passato da noi. Ha una casa di abitazione all'interno del fondo Favarelli? Sì. E ci può descrivere in relazione all'ubicazione del fondo questa casa dove si trova? Ma poi, sì. Ma quando ci andremo? Ma sì, se per caso sì. Non ci dovessimo andare, lei no, ci no, può no, dare... No, andiamoci a vedere, è molto importante. Mi deve scusare. Allora, riserviamo questa domanda. Comunque la casa è all'interno dell'abitazione. Perché, sì. Lo dico, perché contorno avrebbe detto che vicino alla casa di Galati Antonino avrebbe visto in funzione nel fondo Favarella la raffineria di eroina. Con odore acre che veniva da lì dentro. L'odore, sono sicuro che... I pezzi Filippo che lavoravano. Sì. Ecco perché la motivazione. Gliene siamo grati, ma noi abbiamo fatto una domanda di carattere generale. Andiamo a vedere, tante cose saranno delle tigri di carta. Quindi ecco il motivo del... Ma senta, io le dico una cosa. Per evitare di dimenticare poi, dato che c'è l'istanza... dell'avvocato Gallina, dell'avvocato Mirabile di ispezione dei luoghi da parte della Corte, è meglio acquisire i pareri. Quindi parte civili e pubblico ministero sono pregati di esprimere il loro parere. L'ispezione, andiamo a vedere. La Corte la parte civile si rimette alla Corte, pubblico ministero. Non si oppone, Presidente. Non si oppone il pubblico ministero. Va bene, così evitiamo di... La Corte si riserva naturalmente, sì. Perfetto. Tanto evitiamo di dimenticare poi... La difesa ringrazia, signor. Allora, continuiamo. Teresi Domenico lo conosce, Mimmo Teresi. Teresi Domenico. Teresi Girolamo. Teresi Girolamo. No, affatto. È il fatto di Mimmo che... Sì, no. Mimmo Teresi, non l'ha mai conosciuto? No. Senta, io conoscevo un gruppetto di Teresi che frequentavano il tiro a volo, un gruppetto di Teresi, anzi c'era un ragazzo che tirava bene, poi uno morì che tirava pure benissimo, un certo Giovanni morì, questi conoscevo. Perché ci sarebbero agli atti tanti rapporti e incontri che lei avrebbe avuto con Mimmo Teresi? No. E dopo la morte di Bontade? Non lo conosco. L'avrebbe sconsigliato di frequentare l'Inserillo Teresi sarebbe stato seguito mentre si incontrava con l'Inserillo presso il deposito di ferro alla circonvallazione? Non conosco. Secondo quanto dice Teresi, cioè secondo quanto dice Contorno, per averlo riferito dal Teresi, lei avrebbe nominato come reggenti Pullarà Giovanni e Pietro Lo Iacono, reggenti della famiglia di Santa Maria. Non li conosco.
Agate Mariano lo conosce? Come? Mariano Agate. O Agate. 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 Sì. Ma che? Se lo conosci, Mazzara del Vallo. Di Mazzara del Vallo, qualcuno di Mazzara del Vallo non che sia venuto al fondo Favarella. Non conosco nessuno di Mazzara del Vallo, non sono stato mai a Mazzara del Vallo. No, ma sarebbe venuto a Favarella, secondo... Non lo conosco. Secondo Contorno. Che sì. Contorno che dice che... Sì. Contorno. E perché suo fratello veniva chiamato il senatore? Ce l'ha già spiegato stamattina. Sì, perché se da ragazzo si interessava di politica lei, in Borgata. Di politica. Lei qualche soprannome ha avuto pure? Come? Qualche soprannome lei l'ha... No, io mai, a 57 anni, l'ha fumata bianca papa. Questo. Senta, per quanto riguarda il fondo Verbuncaudo, vero è che lei ha un altro processo, però siccome sono degli elementi che sono portati in questo processo sotto il profilo accusatorio, se lei non ne vuole chiarire perché le manca la sua agenda, possiamo lasciare il discorso così. Però, ma guarda, c'è un processo a parte. Sì, ma il processo riguarda un altro reato. C'è un processo a parte che a me interessa chiarire, perché c'è coinvolta mia moglie, se figura se a me interessa chiarirlo. Sì, d'accordo. Quindi, quando sarà, risponderò. No, il problema è questo, che qui si colgono dei collegamenti tra lei e Di Maro Domenico, che viene considerato un appartenente alla nuova famiglia organizzata, no. Per cui dei contatti... con la banca Fabrocini o con tutto un mondo del napoletano che è sotto inquisizione per altri versi da altre autorità. Ecco perché io le chiedevo io, se no, lei voleva parlare. No, ma io le posso dire che a denaro io non lo conosco, a questo denaro non lo conosco. Di Maro Domenico. Di Maro? Gli avrebbe restituito assegni per qualcosa come 300 milioni, quindi... Ma l'assegno che io l'ho avuto di... Cocozza si chiama. Cocozza. Sì, ma Cocozza è morto a Marsiglia il 7-2-1980. Ma quando quindi... mi vedeva l'assegno naturalmente era vivo, poi poverino è morto, ma l'assegno lui me l'ha dato. Sì, Cocozza. Le ha restituiti. Infatti poi l'assegno era senza nome, chi che l'ha fatto non sapeva a chi lo doveva dare. Di Maro ha detto che conosce Greco. Scusi, facciamo un controinterrogatorio all'americana. Quando potremo lo faremo. Al più presto, quando riformeranno il codice penale. Allora, se conosce Nunzio Barbarossa. Nunzio Barbarossa l'ha mai conosciuto? No. Ha avuto rapporti economici sempre col Salvatore Cocozza, che sarebbe lo stesso che le ha dato i 350 milioni. Mi deve scusare, non la mi sento completamente. Dunque, Nunzio Barbarossa ha chiesto il Pubblico Ministero se lei conosceva Nunzio Barbarossa, avrebbe avuto rapporti economici con questo Naro. Salvatore Cocozza, che sarebbe lo stesso che gli ha dato... Non lo so, se avevano un rapporto non lo so, che posso dire? L'avvocato Chiaracane lo conosce? No, assolutissimamente no. Gli avvocati io conosco da 40 anni a questa parte, l'avvocato Vassallo. Ma non abbiamo mai avuto rapporto de professionale, va. Un amico dal ragazzo e siamo stati sempre buoni amici. Tutto qui. Io l'avvocato Chiaracane non lo conosco. Si doveva interessare, secondo l'accusa, per la scarcerazione di Pietro Marchese, Giovannello Greco e Antonio Spica, per suo interessamento, secondo l'accusa. Anche l'avvocato Chiaracane. Quando lei è stato sentito dal giudice Falcone... Pare che questo avvocato Chiaracane sia venuto ad interessarsi e a accompagnarlo presso... E c'è una testa che... Ma non esiste, signor Presidente, io dai so. Infatti ho detto che non mettevo nessuna... Che il giudice mi ha consigliato che prenda l'avvocato. Non prendo nessun avvocato, non voglio avvocato. Quindi come mai mi accompagnò l'avvocato Chiaracane, che io non conosco? Uscendo non lo conosco, non l'ho mai conosciuto. Non l'ho mai conosciuto. Ma questo avvocato Chiaracane non abita in Roccella, comunque, cioè ma non lo so dove è. Non l'ha visto mai, non ha avuto occasione. No, sta in Emiliano Tarbato. A Palermo. No, ma lo dico... studio in Emiliano Tarbato. Ma io le posso dire una cosa, signor Presidente, che la rovina dell'umanità sono certe film di violenza, film di pornografia sono la rovina dell'umanità, perché se Contorno
avesse visto anziché il pagino, avesse visto Mosè, ad esempio, avesse visto Mosè, non avrebbe calunniato l'avvocato Chiaracane nella maniera più assoluta. Ha visto il pagino, e il pagino si deve ma qua non si tratta di calunniarlo, si tratta di sapere se lei lo conosceva e se lui no, non lo conosco, io non lo conosco, con tutti i miei rispetti a questo professionista, non lo conosco. Oppure se avesse visto panna, cioccolato e paprika, certamente. Ma se può vedere, se può vedere a carattere familiare, Senta, per quanto riguarda le lettere anonime, lei ha detto che ci sono state delle lettere anonime che l'avrebbero indicato, ma agli atti io riscontro qualcosa di diverso, cioè che addirittura c'è una lettera anonima del 14, una lettera anonima, un appunto del 14/9/82 relativo a notizie confidenziali avute dai carabinieri, nel quale viene fatto una specie di organigramma delle organizzazioni mafiose e manca proprio Michele Greco e mancano molti altri che erano ritenuti, che adesso sono imputati come capi. Quindi dico, questo discorso che le risulta da qualche punto specifico che ci sono state delle lettere anonime dove lei è stato indicato come Michele Greco e come capo della mafia o capo dell'associazione Cosa Nostra, della commissione. Se risulta, io pregherei la difesa o l'imputato di farcelo sapere. Il rapporto dei 160. Il rapporto non credo che sia una lettera anonima. Sono citate le lettere anonime, come fonti. Nel rapporto dei 160. Comunque qui abbiamo un esposto anonimo dove c'è qualcosa di contrario. Noi non ci riferiremo né in senso positivo né in senso negativo. L'anonimo resta anonimo, Presidente. La Corte li ha già eliminati dagli atti, quindi... Presidente, però scusi, le fonti confidenziali l'imputato non ha parlato, rivelate rimangono. L'imputato ha detto che la sua rovina nasce da delle lettere anonime inviate nel 1982. So già che la contestazione è stata fatta dalla signoria vostra. Però ricordo all'imputato che già nel 1981, subito dopo l'omicidio di Bontate, interrogato di Gregorio Salvatore, fu lui a fare per la prima volta il nome di Michele Greco quale capo della mafia palermitana, cioè risale ad epoca antecedente alla lettera anonima a cui si parla. Della zona. Sulla zona delineata da un muro addirittura si parla. Conosce il nome di Michele Greco. Adesso pigliamo la fonte, pubblico ministero. Sì, che non la posso vedere per effetto. No, è effettivamente la zona. Vero, sulla zona. Vabbè, la zona, insomma, fuoriesce il nome per la prima volta. 60. Ecco, possiamo leggere da alla pagina 414. Sì, Don Michele Greco, dunque, per quanto ho avuto modo di osservare e di sapere, la famiglia vicina ai Bontate sono i Levantino che abitano nel Baglio Bontate, i fratelli Mondino, Benedetto e Michele, ed i Greco. Di questi ultimi, in particolare, Don Michele Greco, che è responsabile di una cooperativa dove vengono ammassati i limoni, ed ha un solo figlio a nome Giuseppe che frequenta l'università. L'identificazione mi pare esatta. Don Michele Greco è il responsabile della zona che va da una corsia di Vioreto verso Villabate, mentre Stefano Bontate era il responsabile della zona che va dall'altra corsia di Vioreto Nuova verso Villa Grazia e Falsomiele. Questo è l'elemento. Sì, sì, esatto. Non era il capo di Palermo. Sì, sì, ha ragione. Esco della zona. Poca cosa rispetto al capo della commissione. Soltanto una corsia. Sarà una corsia preferenziale comunque. La corsia preferenziale. Senta, Croce Alfredo è figlioccio di... Croce Alfredo è figlioccio di suo fratello? Di mio fratello. Sì, il senatore. Sì. Il pubblico ministero deve fare domande. Sì. Scaduto Giovanni, lo conosce? Come? Scaduto Giovanni. Mio nepote. Come è suo nipote? Che sposò la figlia di mio fratello. Quindi il genero di Salvatore Greco. Sì, sposò mio nepote. Perché secondo l'accusa sarebbe stato messo da lei a capo della famiglia di Bagheria. E io come impiegato di banca lo conosco. La Rosa Antonino era solita accompagnare suo figlio? Ma la Rosa Antonino veniva qualche volta lì a casa dal ragazzo, prima che lavorasse da noi. La Rosa Antonino, qual è la Rosa Antonino? La Rosa Antonino, l'imputato, il coimputato? Sì.
E la Rosa Giovanni lo conosce? La Rosa Giovanni. La Rosa Giovanni? C'è la Rosa Giovanni che c'è, fino a quando io ero in campagna, che ci teneva la manutenzione nelle cabine, nei pozzi, che era un bravissimo meccanico, un grande meccanico. Ora non lo so più, 4 anni che mancano, non lo so. Senta, secondo un altro elemento che risulta agli atti, Stefano Bontade le avrebbe chiesto di prendere contatti con i titolari della cereria Ganci per convincerli a cedere questa cereria a Pietro Vernengo, che la doveva utilizzare tramite i suoi cognati per un laboratorio di vernici. Lei è mai stato interessato non da esiste. Stefano Bontade per intervenire? Non magari, esiste, non esiste. Non necessariamente non nel senso negativo. Ma non esiste, ma sono delle calunnie, delle infamie insopportabili, in vero sì. Non esiste, la cederia. Ma che cederia? Beh, un contatto con una persona che può anche vendere o... Ma io discorsi con Stefano e parlavamo o di cano, o di caccia o di agricoltura, che mi faceva tante domande sull'agricoltura perché modestamente potevo rispondere. Castellana Giuseppe ha detto che è suo cognato. Mio cognato, fratello di mia moglie. Viene indicato come capo decina e sarebbe stato mediatore dell'acquisto del terreno da parte del contorno, da Conte Filippo. Ma non lo so questo. Non lo sa. Sconosco completamente, a me che interessa del terreno del Conte Filippo. No, il problema è questo, che secondo il contorno, tramite Stefano Bontade, per poter acquistare questo terreno era stato chiesto il permesso a lei perché ricadeva nella sua zona. Ma è pazzo e bugiardo, perché da noi si usa. Quando si deve vendere un pezzo di terreno, chi è interessato va a chiedere a quello che c'è accanto. Ti interessa? Dice, mi interessa, e se ne va. Tutto qui, dice, non mi interessa, e se lo compro. Queste usanze ci sono fino a tuttora a me. E questo poi è diventata legge dello Stato, mi pare. Questo si usa. Visconti Antonino, Visconti Ludovico, la Rosa Salvatore, Spera Benedetto, li conosce? Non li conosco. Che secondo taluni elementi si incontravano nel fondo Favarella per impegnarsi non nel tiro a segno. Non li ho mai visti, non li ho mai visti. De Mezzagno conosco, a Milice, che una vita al lavoro, e di un ragazzo la Roccapietra. Calderone... Poi c'era un altro Ferrara Pietro, poveretto del morto, che lavorò tutta una vita da noi, pure di Belmonte Mezzagno. La Rosa Salvatore, ma non abbiamo parlato di Belmonte Mezzagno, perché lei fa riferimento a Belmonte Mezzagno? Così ha detto lei. Io ho parlato di Visconti Antonino, Visconti Ludovico, la Rosa Salvatore e Spera Benedetto. Non ho detto sempre di Belmonte. Il giornale, non lo riporta sempre il giornale. Allora lo sa lei che sono di Belmonte Mezzagno, certo, per coscienza. Sempre. La Rosa Salvatore sa anche che è ex sindaco di Belmonte Mezzagno, allora? Non lo conosco. Sempre dai giornali? No, non lo conosco io, non lo conosco. Capito. L'ho letto sui giornali, ma non lo conosco. Francesco Ferrara di Pietro è parente suo? Sì, cugino. E Anello Angelo lo conosce? Anello Angelo. No. Francesco Ferrara di Benedetto, che è cugino di Francesco Ferrara di Pietro? Cugino mio. Pure cugino suo? Sì. Calderone Antonino, l'ha mai conosciuto? No, no, non lo conosco. Calderone Antonino è originario di Catania? Non lo conosco. Sarebbe Catania io conoscevo ai tempi, quando frequentavo il tiro alcuni tiratori di Catania, e poi di altra gente non ne ho mai conosciuto. Tra questi tiratori, dice il pubblico ministero, mi suggerisce... Vuole sapere che se c'era pure Nitto Santa Paola, ma non credo che frequentasse il tiro a volo, andava a caccia Nitto Santa Paola. Come cacciatore? Non lo conosco. Non lo conosco? Non lo conosco, non mai conosciuto. Passiamo alle parti civili e al pubblico ministero. Se le parti civili vogliono fare domande. 87? Vabbè, ultimiamo questo interrogatorio. Perché altrimenti poi vediamo, insomma, speriamo di poterlo ultimare poi eventualmente. 87? Sì, avvocato Mancuso. Mancuso dell'avvocatura. Pochissime domande, presidente.
Per l'acquisto del verbum caudo, l'imputato ci ha detto che parte del finanziamento gli fu fatto mediante prestito da tale Cucuzza o Cocozza Salvatore che lui conosceva. Cocozza, si pensa. Ora, poiché gli assegni, peraltro, sono tratti direttamente da Di Maro Domenico e direttamente intestati alla SAT, volevo sapere se al Cocozza, per garantirlo, per garantirgli la restituzione, rilasciò qualche cosa, un contratto o qualche altra cosa. Lei al Cocozza ha rilasciato una scrittura, un contratto? No. Una cosa soltanto no, per così amichevolmente e affettuosamente. Ebbe 350 milioni in prestito senza nessuna prova, soltanto amichevolmente, e non insistette per dare una prova. Ha sentito? No. Non ha insistito per dare una prova di questi 350 milioni che le erano stati dati. Ma quando me li ha consegnati, Cocozza o Cucuzza? Cocozza, si sembra. Cocozza o Cucuzza, la stessa cosa. Quando me li ha consegnati, io volevo dare qualche documento, dice no, non occorre, assolutamente. Si contentò della sua parola. Ma lui dice non occorre, questo, che potevo fare? Presidente, ma ha restituito al Cucuzza questi 350 milioni? Certo che li abbiamo restituiti in uno spazio di tempo che io non ricordo esattamente. Nel mio diario avevo scritto tutto. Presidente, ma in che modo avvenne il pagamento? In contanti? Il pagamento come avvenne? In contanti? In contante e in assegne pure. Ma ripeto, io non posso essere proprio più preciso. Chiaramente esatto e preciso. Vediamo di trovare questo diario. Ma li abbiamo restituiti in contanti, in assegni e tutto quanto. Io avevo tutto registrato nel mio diario. Ma chi sono stati? Ma appare che assegni non ce ne siano a nome di Cucuzza. Dice che assegni non sono stati rinvenuti. Non ricordo, signor Presidente. Presidente, il giorno 6 maggio 80 l'imputato ha tratto tre assegni da 50 milioni, i quali all'incirca nella stessa data, cioè dopo 15 giorni, sono stati tutti e tre incassati da Di Maro Domenico, mediante una sola girata, che non è uguale nei tre assegni. Quindi si presenta strano questo fatto che questo Di Maro, che l'imputato non conosce, prima gli rilascia degli assegni, poi riceve degli assegni nello stesso periodo e non attraverso la stessa persona. Può spiegarci in che modo questo Di Maro era o emittente o destinatario degli assegni del Michele Greco che non lo conosceva? La domanda a Di Maro facciamola fare, no? Se l'imputato può chiarirci come mai così rapidamente i tre assegni attraverso tre diverse strade arrivarono in mano a Di Maro visto che non lo conosceva. Avete Cocozza. Lei ha sentito questa domanda? È una domanda articolata, perciò... No. Non l'ha sentita? No. Cosa così, esattamente. Dunque, in che data sono... Gli assegni sono emessi il 6 maggio 80 a nome di Michele Greco e sono incassati il 20, il 22 e il 22 maggio dell'80. Dunque sono due assegni. Tre assegni. Emessi in data? 6 maggio 80. 6 maggio 1980 e sono stati incassati dal... Dal Di Maro Domenico. Dal Di Maro Domenico. Si ricorda lei, può dare spiegazioni? Ma noi abbiamo mandato... Abbiamo restituito la nostra cifra anche tramite l'altro che conoscevo che avevo rapporti di affari, perché c'era un responsabile di questo debito e quindi anche che Cocozza era morto, era dovere nostro restituire ciò che avevamo avuto. Tutto qui, signor Presidente. Però le firme di girata non sono uguali nei tre assegni, cioè non fu un'unica persona a darle a Di Maro. Sì, almeno apparentemente. Firme di girata diverse Di Maro, per il Di Maro, del Di Maro. Questa è la domanda è questa, se lei ci sa dare... Solo posso ribadire che io a Di Maro non lo conosco. Solo questo io posso ribadire, nient'altro. Presidente, prendiamo atto. Conosce l'imputato Pino Savoca, Giuseppe Savoca? Giuseppe Savoca, lei lo conosce? No, non lo conosco. Detto Pino? No, non lo conosco. Ma l'imputato risulta nell'elenco degli invitati alle nozze della figlia di Savoca. Lei è stato invitato alle nozze? No, assolutamente, mai invitato da parte di nessun Savoca, mai. Il Savoca però nel suo interrogatorio conferma di aver invitato alle nozze della figlia
l'imputato Michele Greco. Il Savoca, dice l'avvocato di parte civile, però ha detto che lui l'aveva invitato alle nozze di sua figlia. Che mi aveva invitato? Signor Presidente, io non sono stato mai invitato da parte di nessun Savoca, questo è quello che posso dire. Quindi abbiamo un elenco sbagliato. A nessun matrimonio, si accetta bene, veda come stanno. Abbiamo allora un elenco sbagliato e anche una deposizione falsa da parte del Savoca, dobbiamo ritenere. Due cose false. Va bene. Presidente, ultima domanda, volevo sapere che rapporti corrono fra l'imputato e Mario Prestifilippo. I rapporti credo che sia, comunque lo può dire l'imputato. Mario Prestifilippo. Sì, l'ho battezzato io. Abitano vicino a casa mia e l'ho battezzato. E dopo il battesimo? Crescere, andava alla scuola e fino a quando, al momento che io poi me ne andai, andava all'università. Tutto qui. Parentela non ne avete? No, non siamo parenti, parente no. Però i Prestifilippo sono parenti di suo fratello, Salvatore? No, neanche. No. Cioè volevo sapere se successivamente al battesimo ha avuto modo di trattenere rapporti affettuosi, di amicizia o semplicemente di conoscenza con il Mario Prestifilippo o no? Cioè se l'ha visto per l'ultima volta quando l'ha battezzato o dopo? Con questo Mario Prestifilippo sì. Poi l'ha seguito lei mentre questo... ragazzo cresceva, insomma, cresceva e andava a scuola. Quando io lo vedevo gli raccomandavo sempre studia, laurea. Se dice studio, è tutto qui. Cioè, gli voleva e bene. E ha studiato, dico. Ha studiato, ha frequentato le scuole. Sì, se andava all'università, fino a quando io ero libero andava all'università. Poi ora 4 anni che mancano. Quindi lo vide fino a quando andava all'università. Sì. Va bene. Pubblico Ministero. Se conosce Ingrassia Giuseppe, Presidente. Ingrassia Giuseppe lo conosce? Pino Ingrassia, Milano. Insomma. Pino Ingrassia. Ingrassia Giuseppe, sì. Che rapporti ha avuto? Che rapporti? Sì. Che rapporti ha avuto? Non lo so. Che rapporti ha avuto con lo stesso? Mandavamo un mare di produzione a Milano e si interessava per la vendita. Che passò tutta una vita a Milano facendo lui questo mestiere. Conosce Calò Giuseppe? No, non affatto. L'ho conosciuto qui, in questa sedia l'ho conosciuto, non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai visto. Quindi l'allicata Giovanni lo conosceva? No, sconoscevo l'esistenza di questo individuo, sconoscevo l'esistenza, ora l'ho saputo che esiste questo l'allicata Giovanni. O esisteva. L'ultima domanda che era stata accennata dal coso. Marchese Pietro lo conosce? Io non ho capito, la domanda è stata fatta. Lo conosceva Marchese Pietro? Marchese Pietro? No, affatto. Non lo conosceva neanche? No, assolutissimamente. Nessun altro. Va bene. Non avete da me. Allora, signor Presidente. Ah, no, un momento, deve parlare, scusate, prima che io lo dimentico c'era l'imputato Bontate Giovanni che voleva parlare. Quindi gli diamo il microfono che c'è la... Sì, grazie. Signor Presidente, volevo precisare questo, che mio fratello non si trovava in stato di latitanza e poi per quanto riguarda l'assegno del signor Greco, che non ricorda perché del 77 o del 78, è un assegno di un prestito che io ho fatto al signor Greco, quindi non c'è nessun motivo che io andavo al signor Greco e non a mio fratello, soltanto questo e basta, signor Presidente. E ci sono deposizioni in merito al giudice Falcone nel processo 81. Aspetti, che lei ha fatto al signor Greco? Sì, sì. Non che lei, che il signor Greco ha fatto a lei? No, ma ci sono deposizioni in merito al giudice Falcone del processo Spatola. Va bene, però c'è una deposizione di Michele Greco in cui si diceva il contrario, ecco perché... Naturalmente è un. Io non lo so, però ricordo pure che l'assegno del signor Greco io l'ho versato in un libretto bancario mio, nell'agenzia 14, ed è proprio stato oggetto di indagine del dottor Falcone. Quello di 45 milioni. Vabbè, ma c'è 50 un altro... milioni, signor Presidente. Dici, no, quello di 45 milioni è quello della Cassa di Risparmio. Almeno così io trovo annotato. Signor Presidente, all'agenzia 14. Sì. Del Banco di Sicilia. Ce n'erano due, uno di 45 e uno di 50 milioni. Sì, questo. Vabbè. Soltanto questo, sì. Presidente, grazie. Sì. Prego, parte civile, forse c'era un'altra domanda? 57? 87, sì.
Vincenzo Gervasi, parte civile Giaccone. Io volevo chiedere, signor Presidente, se l'imputato conosce e i rapporti che lo stesso ha con Di Pace e Giuseppe. Di Pace e Giuseppe? Sì. Se lei conosce Di Pace e Giuseppe... Cosa fa, mi scusi, signor Presidente? Cosa fa? Perché c'è un Pace Giuseppe che abita di fronte a casa mia. Dipendente del Banco di Roma. Come? Dipendente del Banco di Roma. No, impiegato del Banco di Roma. No, affatto. C'è un Pace Giuseppe. No, non lo conosco. C'è un Pace Giuseppe che sta di fronte a casa sua. Sì. Ma quello scrive con la zappa, però. No? Senta, nella... Posso inserire un minuto? Nella piazza, antistante alla sua abitazione, c'era un magazzino di agrumi che tanto tempo fa ebbe a scoppiare dove venivano conservati gli agrumi. Si ricorda di questo fatto? Sì, da mio zio questo fatto. Come si chiamava il... De Pace. Di Pace come? De Pace Luigi, il padre si chiamava. Il padre, il figlio di Pace Giovanni. De Pace Giovanni, sì. Era proprietario... Morirono due persone. Esatto. Morirono due persone. Va bene. Signor Presidente, scusi, io non avrei finito a questo proposito. Risulta, purtroppo... Sì, dica. Risulta che nelle date 17, 18 e 19 ottobre 79 sono stati richiesti assegni circolari per il complessivo importo di circa 100 milioni. Questi assegni sono stati richiesti all'ordine di Greco Michele e dallo stesso sono stati negoziati mediante versamento sul libretto a risparmio numero eccetera eccetera. È risultato che però materialmente questa richiesta l'abbia fatto Di Pace Giuseppe. Se può dire l'imputato qualcosa rispetto a questa circostanza. Ha sentito questa domanda? Con lei parlo. No, sentivo parlare dietro, non so, credevo che c'era qualcuno che voleva parlare. No. Avvocato Racella, bene. No, signor Presidente, se deve rispondere, però l'imputato deve rispondere, io non credo che sia... Va bene, non c'è bisogno di fare tutta questa... Allora, scusate, io l'avvocato Racella non so di che cosa vuole parlare, vediamo un po'. Presidente, io difendo Di Pace e ho motivo di oppormi a questa domanda, sia perché Di Pace non è stato ancora interrogato, sia perché non vedo il motivo per cui la parte civile possa avere interesse. Lo diremo nel momento della discussione, eventualmente. No. E la faccio dopo, allora. Dopo la che interesse ha in questo momento la parte civile a dimostrare una connivenza, una corresponsabilità nei fatti addebitati al Greco, che egli ben contesta, anche al Di Pace? Quindi mi devo opporre la domanda, non per paura della risposta. La vogliamo precisare, signor Presidente, meglio. Noi siamo costituiti per l'associazione, va bene? Sì. Io insisto nella domanda, poi deciderà la Corte, il Presidente, se ammetterla o no. Non ma vuole risponde di associazione. Legga allora bene il capo di imputazione, le devo dire questo, è spiacevole, ma glielo devo dire. Di Pace non risponde di associazione. Ma Greco... Mi scusi, non capisco. Greco Michele mi pare che risponde anche dell'associazione a delinquere, no? Vabbè, ma... Ma non è che si teme, ma c'è una regolarità dibattimentale... Signor Presidente, io insisto nella domanda, esistono dei riscontri precisi. Chiedo che la domanda venga posta all'imputato. Io desideravo che lei la precisa. Possiamo togliere questo, insomma, evitare questi battibecchi... Sì, antipatici. Io desideravo che lei la precisasse, perché poi tra le altre cose lei mi resta anche coperto da questa struttura. La domanda qual era? Allora la domanda è questa: se risulta a verità che gli assegni circolari richiesti il 17 ottobre 1979, il 18 ottobre 1979 e il 19 ottobre 1979, con una richiesta all'ordine di Greco Michele e con distinte di richiesta firmate da Greco Michele, sono stati poi effettivamente versati dallo stesso sul suo libretto di risparmio. Cioè sul libretto di risparmio di chi? Di Greco? Greco Michele. Questo è... Consento un chiarimento. Sì.
in istruttoria, è stato accertato. Però non diamo chiarimenti che danno una risposta alla domanda. Questo mi pare che... Dice, io insisterei sulla domanda, sì. per favore, può essere posto. Soltanto dico, il chiarimento non deve avere per oggetto la risposta alla domanda, perché altrimenti è inutile mi pare che questo lo dovremmo... Una risultanza processuale, vi è una perizia calligrafica in atti, da cui risulta che tutti i documenti bancari a firma di Michele Greco sono apocrifi. E quindi che deve sapere Michele Greco se non è stato lui a firmare il documento? Signor Presidente, allora di chi era il libretto di risparmio numero 520460/32? Lei aveva un libretto di risparmio? Sì, evidentemente l'avrà avuto. Sì, avevo un libretto del risparmio. Dove? Presso quale? La Cassa del Risparmio, mi pare. Cassa del Risparmio. Avevo un libretto, sì. Però in quanto assegna, signor Presidente, la prego, se io posso avere il mio diario, io posso stare da mattina a sera a rispondere a tutte le domande. Ma noi no. Io no. Così non posso chiarire niente in quanto assegna, per il mio volume di affari. Vabbè, poi le aggiungo una cosa, sì. Che sul nostro patrimonio c'è una perizia del Tribunale, ci sono due perite, e lei può riavere questa perizia. Può riavere per rendersi conto esattamente come siamo combinati noi. Signor Presidente, io insisto perché venga posta la domanda all'imputato e lo stesso dica se vuole rispondere o no. Ma ha detto no, non ha risposto. No, ha detto che sugli assegni lui non può rispondere se non ha il... Mi pare che questo sia... Va bene, comunque prendiamo atto a questo punto di quello che è successo e che non intende rispondere. Dice che, vabbè, avvocato, ma che c'entra l'avvocato Fileccia? Va bene che... Presidente, avvocato Gallina Montana, difesa di Greco. A proposito, se i colleghi consentono. Sì, pare che non consentano. Presidente, noi siamo serenissimi, che una tempesta in un bicchiere d'acqua, niente, soltanto ma una piccola questione processuale. Vivacizzare un poco l'udienza, questo è bene, soprattutto a 1:15. Volevamo dire e annunziare alla Corte che noi produrremo il documento che nasce da una perizia disposta dal Tribunale Penale di Palermo. Lì tutta la situazione patrimoniale di Greco e della famiglia è sufficientemente illustrata. Così i nostri avversari potranno leggere quello che forse non conoscono esattamente. È una maniera di collaborare all'accertamento della verità. Vabbè, e per il diario è la famiglia che si deve attivare, la sua famiglia, per trovarlo.